Torna il calcetto Poggi Bonsese, torna il calcio a 5, torna il Chianti Piccini Poggi Bonsese per questa terza di campionato. Dopo il pareggio all'Inferno in quel dell'Extra Forum di Prato, la Poggi Bonsese oggi affronta l'Elmas Cagliaritani. Subito partenza a razzo dopo appena 6 secondi il destro da parte del nostro numero 17 Di Maso ad incrociare, scusate, del nostro 11 in questo caso. Di Maso con Mangione che non arriva alla deviazione per pochissimo, partenza subito forte per la Poggi Bonsese che come vedete per oggi gioca da destra, almeno in questa prima frazione, da destra a sinistra dei vostri teleschermi in maglia rossa, pantaloncini blu, divisa simile Borussia Dortmund per quello che riguarda i cagliaritani che vengono dalla vittoria, la prima in questo campionato per 3-2 in casa contro lo Sporting Rosso, una piemontese dopo che 7 giorni prima, sempre contro una piemontese, una stavolta in trasferta a Castellamonte, è arrivato sempre con un 3-2, una sconfitta. Squadra quella di Monti che appare decisamente debilitata nella sua rosa con solo 9 elementi in campo. Manca tra questi tra l'altro uno dei 3 brasiliani, Davison, mentre ci sono presentissimi Fischer e Pascal Mietto, il capocannoniere della squadra con 3 reti in queste prime 2 giornate di campionato. Per quello che riguarda la Poggi Bonsese, come detto, dopo la vittoria per 5-1 contro Massa, è arrivato il pareggio con Prato, merito in particolare dell'1-1 siglato da Di Maso nella ripresa dopo il vantaggio dei Lanieri. Partita tiratissima, durissima, è arrivato un pareggio tutto sommato giusto, anche perché in queste partite, in questi derby, dopo tutto quello che era successo l'anno scorso, sicuramente, come potete ben pensare, non è mai facile affrontare questo tipo di partite con la voglia di rivalsa che sicuramente Prato aveva. Ma oggi è tempo di pensare all'Elmas, è tempo di pensare a riagganciare il gruppetto di testa che vede appunto i Bassotti, i piemontesi dei Bassotti e la San Giovannese a 6 punti, mentre la Poggi Bonsese si trova insieme a Pistoia e Castellamonte e Prato a 4 punti. Ad inseguire l'Elmas, come detto, a 3 punti insieme all'altra, una delle altre sardi, l'ATS, mentre a 0 punti si trovano ancora Sporting Rosta, Asso Arredamenti e Cus Pisa insieme a Massa. Vediamo adesso, quando sono passati, è passato almeno 1,5 minuti senza particolari emozioni, andiamo a vedere la Poggi Bonsese che prova a gestire il pallone in avanti con D'Amico, il capitano, che cerca sulla sinistra Mangione, prova ancora a gestire il pallone di Maso, il numero 11, Righeschi prova a farsi vedere, viene pressato in realtà molto bene da Dulcis e Pintauro, D'Amico non trova spazio, allora torna indietro da Giannattasio, prova Righeschi, l'inserimento, sbaglia purtroppo lo stop, il numero 9, il numero 3 scusate della Poggi Bonsese non riesce nello stop a seguire, si allunga troppo il pallone e allora in avanti adesso i Cagliaritani con la gestione della palla, prova a cercare in profondità Fischer, prova a cercare poi nel mezzo per Dighe, palla che però viene spedita in fallo laterale dalla retroguardia della Poggi Bonsese, ora in zona d'attacco proprio per Dighe che prova a cercare il pallone centrale verso sempre Fischer che trova la deviazione e trova anche il primo calcio d'angolo per la sua squadra. Quando mancano ancora 17 minuti e 45, ancora lunghissima, attenzione dietro e la deviazione sul tiro del capitano Pintauro, una delle poche certezze per l'Elmas. La deviazione non ho visto bene da parte di chi sia arrivata, fatto sta che la palla ha sfiorato alla fine
l'incrocio alla sinistra di Giannattasi, ancora un calcio d'angolo con Fischer sul pallone, prova a cercare il numero 8 Dulcis, non riesce a trovare il pallone, Pintauro prova a difendere, lotto tra Dulcis e D'Amico, prova a pressare anche Mangione, bravissimo in questo caso Dulcis a trovare lo spazio, adesso Fischer sulla destra servito da Pintauro, salta Righeschi, prova a cercare lo spazio, attenzione ancora in avanti l'Elmas che prova a cercare lo spazio, Dulcis non riesce a trovare, fermato da Di Maso molto bene, centrale il numero 17 per Dighe, non trova nessuno, recupera palla all'appoggio Ponsese, Mangione a gestire il pallone con Di Maso, ovviamente sempre in cabina di regia, cerca uno spazio, prova ad andare da Righeschi sulla sinistra, gestione del pallone sulla linea di metà campo, molto bene chiusa la difesa dell'Elmas e quindi Di Maso ci prova con un destro che però finisce senza troppe preoccupazioni per il numero 1 Orani sul fondo e quindi può ripartire proprio la squadra masese, prova a cercare spazio Fischer, non riesce a trovare lo spazio ancora dietro, deviazione di Righeschi, palla che finisce in fallo laterale, attenzione il pallone dentro, uscita un po' allegra, mettiamola così, di Giannattasio, non ha trovato il tempo, fortunatamente non lo ha trovato neppure il capitano dei masesi Pintauro, palla che quindi per fortuna dell'appoggio bonsese, ha valutato male il tempo di intervento in questo caso Giannattasio, un'incomprensione magari anche con i compagni, fortunatamente però niente di grave è accaduto in questa occasione. Allora Mangione prova ad andare molto bene verso D'Amico che serve di testa Righeschi, prova ad andare dietro, non c'è nessuno, D'Amico centrale per Mangione, il tiro e la parata grandissima da parte di Orani, il destro è vero era centrale ma decisamente potente, Orani peraltro stava andando in direzione opposta, ha dovuto richiamare le braccia centralmente, attenzione, prova adesso sul calcio d'angolo successivo Di Maso, la palla che però finisce in questo caso altissima e quindi prima grande occasione per la Boggi Ponsese con il gran destro di Mangione, centrale ma radente, sarebbe finito a fil di traversa, ottima la parata di Orani. Tutto questo è accaduto quando mancano 16 minuti, siamo al quarto minuto più o meno di gioco. Prova a gestire il pallone D'Amico, non riesce a trovare uno spazio, prova ad andare dietro da Pellegrino, Di Maso, Righeschi, Di Maso, ancora Pellegrino, provano a cercare uno spazio, non facile con questo tipo di difesa. Ancora Righeschi, prova sulla destra, viene affrontato da Pintauro, D'Amico affrontato da due dietro per... Scusate, D'Amico per adesso è Di Maso che prova a cercare uno spazio, viene fermato da Dulcis e Fischer, palla dietro a Giannattasio, D'Amico e ancora Di Maso, pressione altissima da parte dei masesi e infatti costretto a buttare via il pallone Di Maso che però riesce molto bene a recuperare il pallone, c'è però il fischio da parte del primo arbitro Franco Zitti di Asti, Alessio Boni è il secondo arbitro, ricordiamo il cronometrista Francesco Bertini da Empoli, in questo caso ha ravvisato un calcio di punizione, un'infrazione il primo arbitro Franco Zitti da Asti, quindi si va con un calcio di punizione che viene battuto nell'occasione da Perdighe, prova a cercare Fischer, il tiro deviato e molto bene Giannattasio senza grosse preoccupazioni sulla deviazione di D'Amico e ora prova a partire in contropiede Righeschi, prova ad affrontare Perdighe che però lo ferma molto molto bene, poi ancora il destro di Righeschi che però in questa occasione poteva provare a servire Pellegrino, infatti cercano di chiarirsi i due, piccola incomprensione, noi intanto andiamo in time out. Le squadre dopo il time out Poggi Ponsese, time out chiamato a 4:49 quando la Poggi Ponsese, il calcetto Poggi Ponsese e l'Elmas Mondo Crociere si trovano ancora sullo 0-0, riparte Di Maso a gestire ancora il pallone, trova uno spazio il regista della squadra e allora però recupera il pallone Fischer, fallo poi di D'Amico su Dulcis, scusate, calcio di punizione sarà Perdighe subito per Fischer, prova a girare immediatamente per il numero 7 Mietto, niente da fare, il capocannoniere dell'Elmas è appena entrato in campo ma adesso a gestire il pallone l'appoggio Ponsese in avanti con Di Maso che cerca uno spazio e il tiro ad incrociare, palla che però il sinistro da parte di Di Maso finisce larghissimo e quindi si riprende con una rimessa da fondo, sarà Orani a
battere la rimessa e prova a gestire subito il pallone Dulcis, che serve a Perdi, che gestisce il pallone l'Elmas. Prova a venire adesso in avanti Fischer. Dulcis recupera molto bene palla Pellegrino, però ancora irreprensibile il numero 8 da parte dei masesi, che tiene il pallone. Doppio intervento poi di D'Amico e Righeschi, riparte Pellegrino adesso sulla sinistra, prova a cercare uno spazio affrontato da Perdighe, va ancora sulla destra stavolta verso Righeschi, che però non riesce a servire centralmente Di Maso. E allora sono ancora i gialloneri a gestire il pallone. Perdighe molto bene in avanti verso Mieto, che prova il tacco per Fischer, palla che non ne raggiunge. Allora riparte D'Amico, che fa tutto da solo, prova a incrociare, salvataggio sulla linea da parte di Perdighe, ma attenzione, Mieto è completamente da solo. Giannattasio non si fa sorprendere, è ancora fasi concitate di gara, ma poi Righeschi sbaglia il controllo, palla che finisce sul fondo, ribaltamento di fronte quando mancano 13:50 alla fine. Prima il gran contropiede di D'Amico, fa tutto da solo, prova a incrociare, salta Orani, non salta per Righeschi che sulla linea blocca, sul ribaltamento Mieto solo davanti a Giannattasio non riesce a ipnotizzare il numero 12 della Poggi Bonsese, che riesce in realtà a sua volta a ipnotizzarlo, e quindi risultato ancora sullo 0-0, ma molta emozione quando mancano 13 minuti circa alla fine della prima frazione. Attenzione Mangione, prova a gestire il pallone Di Maso, prova a schiacciare la Poggi Bonsese, la difesa, intanto è entrato anche Morganti tra le file dei giallorossi. Di Maso prova ad andare da Pellegrino, affrontato da Fischer, non riesce a passare, poi si porta il pallone fuori. Fallo laterale per i gialloneri, che si riparte con una rimessa dal fondo. 0-0 il risultato, 2-0 di squadra intanto da sottolineare per i locali. È ancora lungo il primo tempo, sono ancora pochi falli, certamente. E la gara ancora non ha decollato, anche se appena un minuto fa è successo veramente, veramente di tutto. Intanto sbaglia il controllo quello che è un nuovo neo entrato per i gialloneri, dovrebbe essere, se non andiamo errati, in Urkis. Prova a recuperare il pallone Mangione, ma la palla finisce fuori. Effettivamente sembra giusta la decisione del secondo arbitro Alessio Boni. Intanto Urkis prova a gestire il pallone con Fischer dall'altra parte per Perdighe. Sembra quasi una fase di doppia regia con Perdighe, che comunque si potrebbe dire il play di questa squadra, ma con Nurkis sembrano dividersi un attimo i compiti. Adesso invece è Pellegrino a gestire il pallone, più avanzato in questa occasione Maso, che solitamente è lui a gestire il pallone come avviene adesso. Ogni tanto però si prende qualche libertà colui che solitamente è il numero 17, oggi veste il numero 11. Attenzione, prova ad andare in profondità Morganti, molto bene Perdighello ferma, Nurkis non si fa superare, Fischer prova a saltare la pressione di Morganti e Pellegrino ci riesce, rimanaggia Perdighe, fallo laterale però per la deviazione di Morganti. Si riparte con Fischer, dietro Perdighe. Nurkis affrontato da Mangione, prova ad andare con un lob verso il numero 7, capocannoniere Pascal Mieto. Palla che finisce in calcio d'angolo, prova a cercare lo spazio, lo ferma Morganti. Nurkis, che però riesce a liberare Fischer dietro, molto bene in realtà Morganti, che riesce subito a coprire, doppia copertura, palla che finisce in fallo laterale, riparte la Poggi Bonsese. Siamo quasi a metà del primo tempo, risultato ancora di 0-0. Del resto la squadra di mister Monti è decisamente abituata ai primi tempi con poche reti e poche emozioni. Attenzione intanto il numero da parte di Mangione, che prova ad andare verso Morganti, il tiro rimpallato però e parte il contropiede. Pascal Mieto a incrociare, palla fuori, controllata da Giannattasio. Ci ha provato un numero straordinario, balla tra le maglie giallo-nere, Mangione salta tre avversari, poi il servizio per Morganti che non ha trovato lo spazio, ma veramente
di alto livello il numero del numero 6. Allora prova a ripartire la Poggi Bonsese, che deve stare attenta però ai contropiedi dei masesi, che trovano spesso e volentieri spazio quando i giallorossi cercano di andare in attacco. Soffrono un po' sulle ripartenze effettivamente i ragazzi di Mister Busato in questo momento, anche se poi alla fine le occasioni migliori e le parate più importanti le ha fatte Orani e non Giannattasio per adesso, almeno le più difficili. Vediamo adesso la gestione del pallone da parte della Poggi Bonsese, Di Maso verso Pellegrino che salta Pascal Mietto, il destro risponde con i piedi di Orani, difficile da lì trovare l'angolo giusto, trovare soprattutto il primo palo per il vantaggio. Palla che però va in calcio d'angolo, guadagna qualcosa comunque la Poggi Bonsese, attenzione il destro adesso di Di Maso, palla respinta, ancora un fallo laterale. Diciamo che non è una novità, un primo tempo con poche reti per l'Elmas, che spesso e volentieri ha finito anche nella scorsa stagione le partite per quello che riguarda la prima frazione sullo 0-0. Di Maso, destro, radente, palla fuori di un soffio, controllata però da Orani con lo sguardo. Non sembrava preoccupato l'estremo difensore in maglia verde e pantaloni neri. Elmas Mondo Crociere che ha finito 0-0 ad esempio la prima partita, poi è successo tutto nel secondo tempo con Castellamonte, finita 3-2 la doppietta di Mietto dopo il 3-0 dei piemontesi, mentre nella seconda gara Mietto, Dulcis e Perdighe 2-0, poi il 2-2 è arrivato alla fine, a due minuti dalla fine il gol di Perdighe con il vittoria, i primi tre punti per la squadra dell'aeroporto di Cagliari. Poggi Bonsese che invece ha stradominato la gara con il Città di Massa per 5-1, la doppietta di Righeschi, le reti poi di Pellegrino e se non ricordiamo male di Rognini nell'occasione. Adesso andiamo in time out a chiamarlo stavolta, è la squadra masese. Si riparte, siamo esattamente alla metà del primo tempo, ancora 0-0 tra il Chianti Piccini, Poggi Bonsese e l'Elmas Mondo Crociere. Gestire il pallone dopo il time out, sono i gialloneri che hanno avuto almeno un paio di occasioni, ma più importanti quelle della Poggi Bonsese. Un salvataggio sulla linea, su azione personale di D'Amico, una parata strepitosa di Orani sul destro di Mangione. Almeno un'altra gran parata sul sinistro di Pellegrino pochi secondi fa, sempre di Orani. Giannattasio si è impegnato giusto una volta su Pascal Mietto, ma parata decisiva perché Mietto era veramente tutto solo davanti all'estremo difensore dei giallorossi. Mancano 9-28, due falli di squadra a zero per la Poggi Bonsese. Risultato però ancora bloccato sullo 0-0, ancora nessuna rete. Del resto anche nella prima gara la Poggi Bonsese ebbe molte difficoltà a trovare il vantaggio. Lo troverò proprio in finale di primo tempo con lo splendido tacco di Pellegrino. Poi finì 5-1 quella partita. E quindi sabato scorso l'1-1 nell'inferno dell'Extraforum a Prato. Una partita tiratissima con una grande prova dei ragazzi di Busato. Così come una grande prova dei lanieri di Mister Coccia. 1-1, pareggio giusto, come si conviene a queste due grandi squadre che si sono affrontate a viso aperto, ma adesso c'è l'Elmas davanti ai giallorossi di Busato e c'è l'Elmas a difendere. Molto difficile trovare spazi in queste fasi di gioco, l'Elmas ha la capacità di difendersi molto bene e di ripartire in contropiede sfruttando comunque quello che la Poggi Bonsese in questa gara deve fare, semplicemente attaccare e trovare il vantaggio essendo in casa. E allora ci prova Mangione a scardinare la difesa, subisce probabilmente, anzi quasi certamente fallo da parte di Perdighe che lo colpisce almeno sul piede dal poggio. Niente da ravvisare per il secondo assistente Boni, recupera però lo stesso palla la Poggi Bonsese e va in avanti. Allora D'Amico a guidare la carica, però il passaggio è fuori, non riesce Righeschi a tenerla in campo.
si riparte con un fallo laterale. 12° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato. Palla tra i piedi dei gialloneri di Mister Monti, sbaglia Perdighe in questo caso il lancio in avanti e fallo laterale. È rimessa per la Poggi Bonsese, che non riesce in alcuni momenti veramente a trovare lo spazio. Quando c'è riuscita, anche in quel caso in fase di ripartenza, o molto più spesso con azioni personali, riparte adesso, attenzione, il numero 18 Salici, che però non trova spazio. C'è la difesa di Mister Busato, c'è anche però il fallo laterale per i gialloneri, e prova Fischer in questo caso a battere il fallo laterale, a trovare subito Pascal Mieto, che però non riesce a controllare il pallone. Può ripartire il contropiede, D'Amico prova ad andare tutto da solo, si allunga il pallone, esce Orani. In questo caso errore da parte del capitano. Attenzione il tiro da parte di Pascal Mieto, centrale Giannattasio. Non spettacolare l'intervento, ma non per questo non difficile. Il tiro c'era, Giannattasio però era perfettamente in posizione, non ha avuto neppure bisogno di colpi di reni. C'era Giannattasio e quindi riparte, ma sbaglia. Attenzione il passaggio di Maso, recupera il pallone Fischer, prova ad andare centrale, ma è bravissimo Di Maso. Rischio enorme perché Pascal Mieto era completamente solo. Se quel pallone fosse passato, sicuramente sarebbero stati grossi problemi per Giannattasio. Prova adesso il capitano Pintauro, che è rientrato tra le fila dei gialloneri. Attenzione Fischer, centrale Pascal Mieto, Fischer e sinistra a girare, sfiora l'incrocio dei pali. Brivido per la Poggi Bonsese, inizia a salire anche l'Elmas, partita che si fa sempre più calda, che ha iniziato a riscaldarsi intorno al 7º-8º minuto della gara, con una serie di ribaltamenti di fronte che hanno visto impegnatissimi sia Orani che Giannattasio. E ora inizia a salire anche non solo con le ripartenze l'Elmas, mentre però adesso è la Poggi Bonsese che prova a trovare il varco, non riesce lo scambio tra Morganti e Righeschi. Palla che finisce in fallo laterale però in favore dei ragazzi di Busato. Inizia ad accendersi la gara, inizia ad accendersi anche l'Elmas, che si rende sempre più pericoloso. Pareggio che però a giudicare appare tutto sommato giusto fino adesso. Attenzione, bravissimo Giannattasio in uscita ad intervenire, e poi un rischio enorme. Sono rimasto io stesso col fiato sospeso sul rilancio di Orani, palla che sfiora, anche se Di Maso era lì sulla linea pronto ad intervenire, però grande intervento. Attenzione Righeschi nel mezzo, prova Morganti, non riesce a trovare lo spazio per Righeschi per il vantaggio quando mancano 6 minuti alla fine. 13-51 il vantaggio, con un'azione rocambolesca, una serie di carambole. Era stato bravissimo nella ripartenza a controllare il pallone Righeschi, che prova a mettere nel mezzo dove Morganti tutto solo era riuscito a sbagliare nell'occasione. E poi Righeschi sul rimpallo ha trovato il suo terzo gol in questa stagione, dopo la doppietta nella prima gara contro il Città di Massa. Arriva la terza rete per oggi, numero 3, ma solitamente lo conosciamo molto meglio col numero 13. Attenzione Pintauro, prova a trovare lo spazio, niente da fare. E tutto era partito in realtà da un brivido, con la straordinaria uscita in scivolata da parte di Giannattasio, che aveva rimandato direttamente il pallone su Orani. Poi il rinvio da parte del numero 1 Masese, palla che aveva sfiorato il palo sulla ripartenza. Se non andiamo errati, Di Maso aveva lanciato, vabbè, Di Maso come al solito aveva lanciato Righeschi. Attenzione, è il pareggio. Palla centrale per Fischer sulla linea, sorpresa la difesa in questa occasione della Poggi Bonsese, lo hanno completamente perso. Il passaggio di Dulcis, 5:55 alla fine, 14:05 del primo tempo, il pareggio di Fischer 1-1. Neppure il tempo di esultare quasi per il calcetto Poggi Bonsese, che arriva subito il pareggio.
libero di giocare Dulcis, libero di segnare Fischer per quella che è la sua prima rete stagionale in questa stagione. L'altro brasiliano oggi in campo del Masese ha trovato il pareggio. Difesa del calcetto poggibonsese che si è lasciata sorprendere. Hanno perso il numero 11 sulla linea. Gian Attaso chiaramente in quell'occasione non ha potuto fare niente se non vedere il pallone che si appoggiava delicatamente in rete. E quindi 1-1, tutto da rifare per i giallorossi di Busato. E allora ci prova Pellegrino ad andare in avanti. Sempre Di Maso, chiave in mano, prova a gestire il pallone, cede però stavolta ad Amico. Righeschi affrontato da Fischer, Di Maso sulla sinistra per Pellegrino. Non c'è spazio, non c'è spazio, solo in mezzo a tre Pellegrino, però subisce fallo. È il secondo di squadra per i masesi in giallo-nero. Calcio di punizione. Siamo circa gli 11 metri. Forse qualcosa in meno. Quasi un tiro libero. Attenzione. Distrazione e ammonizione. Rimessa in gioco non corretta. Però il gioco è fermo. Ci prova a ripartire in realtà. Un po' di maretta tra Righeschi e Dulcis. In realtà però in questo caso erano stati i gialloneri a riprendere il gioco. Ma il gioco era obbligatoriamente fermo perché c'era un'ammonizione in corso. Quella di D'Amico. Si lamenta dicendo che penso di intuire che non avesse chiesto la distanza, non dello stesso parere il secondo arbitro Alessio Boni. Certo, se D'Amico ha chiesto la distanza e provato a far riprendere il gioco, a quel punto è giusta la decisione di Boni. Non però coincidente la versione del capitano Poggibonsese con quella del secondo arbitro. Si riparte quindi con una punizione per i gialloneri, una ammonizione in più per la Poggibonsese, quella di D'Amico. Pressione altissima da parte dei ragazzi di Busato con Righeschi che non lascia il tempo a Perdighe di giocare. Palla in fallo laterale. 4:44 alla fine. 1-1 il risultato. Vantaggio con Righeschi per la Poggibonsese. Un minuto dopo circa arriva il pareggio da parte di Fischer. Attenzione, errore di Fischer, quindi può ripartire in fase d'attacco la Poggibonsese con un fallo laterale. Ci è mancato poco che Righeschi arpionasse il pallone, potesse andare veramente ad affrontare Orani, aveva anche lo spazio giusto per poter andare al tiro. Non ce l'ha fatta, ma comunque rimessa laterale per i giallorossi, oggi in gialloblu. Attenzione D'Amico, non riesce a trovare il varco. Piazzata molto bene la difesa di Mister Monti. Ancora un fallo laterale. Il destro, palla che rimane lì. Attenzione Righeschi allo spazio. E non ce n'è molto spazio tra il pallone e il palo. Palla che sfila veramente vicinissima. Probabilmente Orani non ha neppur visto partire il pallone. Era coperto dai suoi, in particolare probabilmente da Perdighe. Rischio, vantaggio per la Poggibonsese. Ma attenzione adesso all'Elmas che prova ad andare in avanti. Bravissimi. Sia il nostro numero 5 Rognini che Di Maso a bloccare il pallone e farlo ripartire. Ora ancora Di Maso. Prova a cercare un varco, scambia continuamente con Pellegrino e Rognini che potrebbe avere lo spazio. Il tiro, la deviazione da parte di Dulcis che ha messo a rischio. Si arrabbia moltissimo Orani per questo tentativo, diciamo così, di autorete. Doveva lasciare il pallone a detta del numero uno probabilmente. Attenzione, il destro doppio di Di Maso. Palla che viene fermata sulla linea anche in questa occasione. Prima respinta di Orani, la seconda sulla linea. Parte di Perdighe. Effettivamente un evento non facile ma neppure difficilissimo. Certo, se fosse intervenuto in maniera maldestra concedendo il vantaggio per Di Ghe nell'occasione, insomma, sarebbe stato alquanto comico. Prova, bella occasione, ma non c'è nessuno nel mezzo per la Poggibonsese. Riparte quindi l'Elmas. Fischer
Dulcis affronta Di Maso, lo ferma Pellegrino per un momento, Fischer centrale per Dighe, chiede il fallo, non c'è niente secondo il primo arbitro e allora riparte Righeschi che prova a saltare ma è bravissimo Fischer in scivolata, tocca il pallone, è fallo laterale, chiede il numero 11 giallo-nero la rimessa ma scuote la testa Zitti di Asti. E si riparte quindi con un fallo laterale. 17 minuti, 3 alla fine, 1-1 tra Poggi Bonsese ed Elmas. Si ripartirà con la rimessa, c'è Righeschi sul pallone a supporto di Maso e Rognini, avanti Pellegrino a fare la boa. Rognini affronta Perdighe, va verso Righeschi che non riesce a trovare lo spazio, molto bene Fischer, gli tocca la palla in fallo laterale, non gli permette di girarsi, rimessa evidentemente non corretta, in questa occasione non posso giudicare il metro di intervento perché onestamente non potevo vedere il pallone ma non vedo proteste da parte di Righeschi, evidentemente il pallone non era stato rimesso in gioco in maniera giusta, non era propriamente sulla linea probabilmente. 2.37 alla fine, Pascal Mieto prova a saltare in due, chiede forse troppo a se stesso in questa occasione, sia Di Maso che Rognini lo fermano senza particolari problemi, anzi commette anche infrazione il brasiliano numero 7 dei gialloneri e allora si va verso gli ultimi assalti per la Poggi Bonsese per cercare di andare a riposo con un vantaggio che sarebbe importantissimo in questo momento, soprattutto dal punto di vista psicologico. Prova Rognini, affrontato da Pascal Mieto, Pellegrino centrale, dietro ancora Rognini. Attenzione, si è creato forse lo spazio per l'uomo in più, ma non riesce a servire bene Pellegrino. Forse con un servizio migliore avrebbe potuto Righeschi ad andare al tiro, niente da fare. E allora attenzione, Pellegrino tocca il pallone probabilmente per Dighe. Si è sentito qualcosa almeno. Nessuno ravvisa alcunché, si riparte con una rimessa dal fondo. 1.55, ora in avanti, ci provano i gialloneri. Fischer gestisce il pallone insieme a Nurkis, adesso per Dighe. Nurkis prova almeno per un momento a trovare lo spazio, recupera però Pascal Mieto, palla che però viene fermata molto bene da Pellegrino che esce sulla linea di passaggio, copre il pallone, lo arpiona, riesce a recuperare il possesso, poi la rimessa dal fondo ma palla alla Poggi Bonsese ed è quello che conta fondamentalmente. Rognini, Di Maso, Pellegrino adesso prova a saltare Fischer che però in fase difensiva è veramente difficilissimo da superare, molti gli interventi, attenzione il destro di Di Maso a girare, prova a sfruttare la selva di uomini davanti a Orani, palla che sfiora il palo, riparte Fischer, arpiona ancora Pellegrino, si arrabbia, poteva tenerla in campo, non c'è riuscito, fallo laterale ma comunque ottimo l'intervento del numero 9 giallorosso. Attenzione, l'Elmas ad andare in avanti, fallo da parte di Righeschi, terzo fallo di squadra, cioè era stato bravo Nurkis a far uscire il pallone e a costringere al fallo il numero 3 di mister Busato. Prova adesso, ancora l'Elmas, 49 secondi alla fine, meno di un minuto. Si perde il pallone di Perdighe, palla che è ancora tre piedi per quello che forse potrebbe essere l'ultimo assalto di questa prima frazione. Attenzione Di Maso, cerca un varco, Righeschi, ancora Di Maso, forse eccolo il varco, c'è il varco ma non c'è la precisione da parte del numero 11 Di Maso, palla che finisce alta senza grosse preoccupazioni. E invece di essere tra i piedi della Poggi Bonsese l'ultimo attacco forse è per i gialloneri che però non sembrano almeno per adesso voler spingere, forse vogliono far passare più possibili i secondi per cercare una soluzione nelle ultime fasi. 5 secondi allo scadere,
Attenzione, prova ad andare in avanti, il tacco gestito malissimo questo finale. Manca solo un secondo alla fine, ma c'è un calcio d'angolo. Palla dentro e il vantaggio, incredibile. Incredibile. Il gol di Pascal Mieto, che ha trovato il varco e il 2-1 ospite proprio in chiusura psicologica. Un calo di tensione da parte della Poggi Bonsese, incredibile, ad un secondo dalla fine. Clamoroso, non ci voleva, non ci doveva stare. Lì per lì, però fortunatamente il gol non è stato assegnato, era già passato molto. Protesta Pascal Mieto, fortunatamente il risultato rimane sull'1-1 in questa prima frazione. Noi andiamo in intervallo. Si riparte per questa ripresa sul 2-1 per l'Elmas, Mondo Crociere. Un po' di chiarezza su quanto accaduto sul finale, il gol di Pascal Mieto, il quarto stagionale per il brasiliano. Riparte adesso intanto la gara con subito l'Elmas in avanti. Per un attimo c'era stato anche il dubbio che non fosse stato assegnato il gol, perché Pascal Mieto sembrava lamentarsi con gli arbitri. In realtà il tabellone ancora non aveva segnalato il 2 che segnava il raddoppio dei sardi, ma in realtà era proprio un 2-1. Il gol era arrivato entro il tempo, in quel secondo fatale per Gian Attaglio per la difesa, con la palla passata tra una selva di uomini e infilatasi in rete per il vantaggio clamoroso a 19-59 dei sardi. E quindi si fa in salita adesso la gara per Calcetto Poggi Bonsese, ma è ancora lunga, ci sono 19 minuti da giocare, c'è tutto il tempo per recuperare e rimontare per i ragazzi di Busato, anche se il colpo psicologico sicuramente non deve essere stato facile. Effettivamente i dubbi sull'assegnazione del gol di Pascal Mieto dovevano e potevano essere risolti dal modo in cui proprio i ragazzi di Busato avevano infilato immediatamente gli spogliatoi dopo che la palla si era appoggiata in rete. Un paio di distrazioni fatali, sia quella sul vantaggio che quella sul pareggio dei sardi. Il pareggio siglato da Fischer. Un paio di distrazioni fatali, dicevamo, da parte della difesa, della retroguardia. Soprattutto con la difesa anche posizionata, quindi se l'era cavata molto meglio sulle ripartenze alla fine la squadra di Busato per quello che riguarda la fase difensiva. Invece con la difesa piazzata sono arrivati poi i due gol dei sardi, che segnano il 2-1 e che hanno ribaltato la situazione dopo quello che è stato il vantaggio da parte di Righeschi. Calcio d'angolo però adesso per la Poggi Bonsese, trova il varco, Di Maso schiaccia, ma c'è un fallo in fase d'attacco, vanificata comunque la conclusione che poteva risultare pericolosa di Di Maso. E quindi si riparte con calcio di punizione per i gialloneri. Prova ad andare in avanti adesso l'Elmas, difesa altissima da parte della Poggi Bonsese con Mangione, che non trova però di meglio che una rimessa laterale, che concedere una rimessa laterale ai sardi. Prova ad andare in avanti Fischer, ma D'Amico blocca il pallone. Di Maso prova a gestire, D'Amico trova una deviazione, gli torna il pallone, palla che però poi viene spedita in fallo laterale. Riprenderà Fischer per i sardi. Capitan Pintauro prova ad andare in avanti, sbaglia in questo caso Perdighe il lungo linea, e allora può ripartire la squadra giallorossa. Fasi di gioco ancora non semplici, certamente la Poggi Bonsese non si può scoprire ma deve rimontare, è sicuramente nella condizione peggiore dal punto di vista psicologico e tattico, ma lo trova adesso lo spazio con Mangione, che però non riesce a servire Righeschi. Pressione, Righeschi riesce per un attimo a conquistare il pallone, ma Dulcis va in avanti, il fallo di Di Maso, viene richiamato, questa è l'ultima, sembra dire Franco Zitti al numero 11, poi scatterà la sanzione, il cartellino giallo. 17:46 da qui alla fine e già due falli di squadra per la Poggi Bonsese.
che però può avere la forza per rimontare questa gara. Attenzione il lancio in avanti per Perdighe, che però non riesce a tenere il campo in pallone, troppo lungo il servizio dalle retrovie. E allora può ripartire Capitan D'Amico, che suona la carica quando siamo a 17-28. Di Maso è lui che deve illuminare in queste fasi di gioco buie, deve garantire la via per il gol, per la rimonta al calcetto Poggi Bonsese. Righeschi, Di Maso sulla fase di tre quarti, centrale per Mangione, ancora Di Maso, quintetto base per mister Busato. Attenzione Di Maso, la traversa, gioco di punta ad incrociare, ma questa è la dimostrazione che il Poggi Bonsese c'è. Grande invenzione di Di Maso, sfortunatissimo nell'occasione, immobile Orani che non ha minimamente capito cosa stava succedendo, ha solo sentito il pallone e il rumore metallico della traversa che veniva colpita. Suona la carica, adesso ci prova almeno Pascal Mietto, palla che finisce in fallo laterale. Attenzione, sbaglia il servizio, troppo lungo, non ci arriva Righeschi, errore in questo caso di Di Maso, ma la Poggi Bonsese ha dimostrato che c'è. Trema ancora la traversa colpita da Di Maso pochi secondi fa. D'Amico riesce a recuperare molto molto bene il pallone, e allora tutti in avanti con Di Maso in cabina di regia. D'Amico si trova davanti sia a Fischer che Dulcis, torna da Di Maso, prova ad aggirare la difesa con il movimento Mangione, viene servito ora da D'Amico, affronta Pascal Mietto, Mangione recupera il pallone Dulcis, poi il contrasto Di Maso Dulcis, la spunta sul fallo laterale il numero 11. Sono passati quasi 4 minuti. Attenzione Mangione, Righeschi, gli tocca il pallone in fallo laterale. Perdighe lamenta anche qualcosa di più di un semplice contrasto. Righeschi, discutono lui e Alessio Boni di Torino, il secondo arbitro. D'Amico, Di Maso affrontato da Dulcis, fase di tre quarti, prova ad andare da Righeschi, lui ritrova Righeschi, Di Maso senza una scarpa, prova ad andare anche al tiro, ferma il gioco zitti di Asti. Vediamo come avrà intenzione di riprendere il gioco zitti, probabilmente lo farà con una rimessa, quella che sarebbe la rimessa a due. Perdighe probabilmente restituirà il pallone, intanto entra Pellegrino al posto proprio di Di Maso ed entra anche Morganti al posto di Righeschi. Cambiano due quinti della squadra in campo adesso. Pellegrino proprio gestisce il pallone, poi D'Amico e Mangione. Morganti, ancora Mangione, Morganti sempre. Pellegrino prova a cercare il varco, va da D'Amico sulla destra, ancora centrale per Pellegrino, il tiro, respinta di Perdighe. Non esce più l'Elmas, non deve più uscire l'Elmas. È sotto la Poggi Bonsese, deve fare tutto per rimontare. Probabilmente i sardi tenteranno di andare con le ripartenze, per ora non hanno trovato spazio. Bisogna sempre stare attenti però in queste fasi di gioco. Mancano ancora 15 minuti alla fine, sono passati a meno 5 minuti appunto. Attenzione, Giannattasio trova centrale Morganti, Pellegrino, Mangione affrontato da Salici, poi ancora dall'altra parte per D'Amico, c'è un fischio di mano, c'è il fischio da parte del secondo assistente Boni, proteste. Molte proteste. Fatto sta che può ripartire l'Elmas. Difesa alta da parte di Mangione. Pressing subito su Perdighe. Prova a recuperare per un momento. Forse commette fallo. Non è così per Boni di Torino. La palla sfila fuori verso un calcio d'angolo. Non protesta Perdighe. Evidentemente
aveva ragione Boni a non intervenire in questa occasione. Ha rallentato nella fase di liberazione della palla il numero 17 giallo-nero. È potuto intervenire Mangione che gli ha toccato la palla. Il contrasto poi ha favorito l'appoggio Bonsese che può riprendere in questo calcio d'angolo. Attenzione Pellegrino, è costretto a stopparla. Non è perfetto il pallone che gli è arrivato da Mangione, però può andare. Giannattasio riesce a tenere il campo Mangione verso Morganti. Difende bene l'Elmas, fallo laterale ancora una volta per l'appoggio Bonsese. Tutta nella propria metà campo, non affronta, lascia venire sull'appoggio Bonsese l'Elmas. Li aspetta. E l'appoggio Bonsese allora va in avanti. Attenzione, aveva trovato, aveva avuto un'idea stupenda Mangione, ma è intervenuto molto bene Perdighe che trova lo spazio, Pascal Mietto, palla che sfila fuori, deviata, dice Zitti, ma interviene il secondo arbitro Boni che dice non c'è stata alcuna deviazione. Effettivamente sembrava proprio che il numero 7 avesse giocato di destro o sinistro, ovvero classica occasione in cui si calcia con un piede e lo si colpisce con l'altro, palla che poi girando era sfilata in fallo laterale. Non c'era in realtà la deviazione di Giannattasio, era semplicemente un effetto ottico per Zitti. È intervenuto Boni fortunatamente, rimessa dal fondo, palla appoggio Bonsese, Mangione a gestire dietro per Di Maso che è rientrato in cabina di regia, è rientrato a fare quello che deve fare. Pellegrino potrebbe avere lo spazio, Perdighe non si fa passare, il granitico centrale. Ancora Di Maso, trova lo spazio, Pellegrino cerca un varco, deviazione, palla che viene ritoccata da Pellegrino, fallo laterale per i gialloneri. Sfortunato in questa occasione il numero 9. E sono 3 i falli di squadra intanto, tanto per aggiornare il computo appunto dei falli di squadra. 3-0, attenzione, lancio in avanti, perfetto per Dulcis, scusate per Salici, ma è bravissimo Giannattasio a non farsi sorprendere. Si era lasciata sorprendere anche in questa occasione la difesa dell'appoggio Bonsese, che adesso però può ripartire. Non c'è l'incrocio, vanno tutti sul primo. In questa occasione sia Morganti che Mangione tagliano sul primo palo. Serve Pellegrino qualcuno che non c'è, e quindi si concede la ripartenza stavolta ancora ai sardi. C'è forse un fallo da parte di Di Maso sul Pascal Mietto, palla che poi sfila in fallo laterale. Viene assegnato il fallo proprio a Di Maso ed è il quarto di squadra. 13-15 alla fine, situazione che non si fa affatto piacevole. Discutono Righeschi e Fischer in panchina, prova a calmare gli animi Zitti. Lancio in avanti, completamente sbagliato di Salici. Si va a colpire la parte alta e si riprenderà quindi con una rimessa laterale per l'appoggio Bonsese. Di Maso. Morganti, Mangione. Tocca il pallone Salici, fallo laterale ancora per l'appoggio Bonsese in fase d'attacco. Di Maso non trova lo spazio, lo può trovare Pellegrino. Non c'è lo spazio perché si frappone tra la porta e il pallone Pascal Mietto, il capocannoniere dei sardi, utile anche in fase difensiva. Ancora un fallo laterale. Attenzione Orani, bene l'intervento su Morganti, attenzione però alla ripartenza di Fischer. Il tiro, palla che finisce sul fondo, ma c'è il tocco in realtà di Giannattasio, che non ha valutato bene la direzione del pallone, era fuori dello specchio. Per sicurezza però Giannattasio ha preferito intervenire, concedendo l'angolo ai sardi. Attenzione, sbaglia però Perdighe, riparte Morganti per Mangione che non aggancia per un soffio. Sarebbe stata un'ottima occasione, anche se stavano recuperando sia Fischer che Perdighe nell'occasione. Quindi si poteva anche
trovare il gol del pareggio. Lancio in avanti verso nessuno, c'è Giannattasio e ora c'è Morganti con il pallone tra i piedi. Di Maso, tutta dietro l'Elmas. Poche le iniziative per quanto pericolose da parte dei sardi. Secondo tempo tutto di marca, almeno in fase offensiva, di marca Poggi Bonsese, con la clamorosa traversa dopo 4 minuti da parte di Di Maso, sfortunatissimo. Lancio in avanti adesso di Perdighe, finisce tutto tra le braccia di Giannattasio. Morganti, Di Maso, prova, gioco di punta, palla che finisce sul fondo. Niente da fare neppure in questa occasione. Passano i secondi, sempre meno tempo per recuperare. Si affida esclusivamente al lancio in avanti ormai l'Elmas, l'intervento in questo caso di Giannattasio. Perde il pallone Di Maso, attenzione Dulcis, cerca forse perde il tempo, avrebbe dovuto servire prima Pascal Metto. Fortuna della Poggi Bonsese che non l'ha fatto. Rimane però il pallone tra i piedi della squadra di Monti. Sbagliano, incomprensione, ed è in questa incomprensione che la Poggi Bonsese si deve inserire. Sono queste le piccole crepe che devono diventare una falla attraverso l'insistenza da parte dei giallorossi, che ci provano ora. In questo caso Morganti cerca qualcosa di troppo, un tacco di troppo, palla che sfila in fallo laterale. Lancio in avanti da parte di Perdighe, di testa Pellegrino, però recupera il pallone Pintaura, attenzione Pascal Metto. Morganti recupera, forse commette, subisce fallo, e infatti è così. Primo fallo di squadra quando mancano 11 minuti e 32 secondi alla fine. Primo fallo di squadra per l'Elmas. Segna sul il taccuino l'arbitro la sanzione combinata e si può quindi ripartire. La Poggi Bonsese prova adesso con Pellegrino. Di Maso subito di prima verso Righeschi, davanti se Perdighe, prova il varco, deviazione, fallo laterale, ancora fase d'attacco. Sarà rimessa laterale con Pellegrino che dovrà trovare una soluzione. Di Maso non riesce a servire, a fare alcunché, riparte Pintauro, non è velocissimo, riesce a servire Pascal Metto che si limita sul fondo, rimette nel mezzo. Di Maso però interviene, Morganti può far lanciare la ripartenza. Pellegrino non spinge in questa occasione, non si fida della linea di passaggio che gli aveva disegnato con il movimento Di Maso. Mantiene però il pallone alla Poggi Bonsese. Siamo quasi al decimo minuto, stiamo entrando nel decimo minuto del primo tempo, del secondo tempo scusate. Prova adesso Morganti, Di Maso, trova Righeschi, punta Perdighe, a Pintore e Perdighe davanti, non riesce a superarli, fallo laterale, ancora una volta. Si scioglie il pocchio, Righeschi. Bellissimo il servizio di Di Maso, Pintauro si frappone, ma è di queste cose di cui ha bisogno, di queste illuminazioni, di questi movimenti. Perfetto anche il movimento fatto da Morganti. Attenzione Righeschi, perde palla, può ripartire Fischer dietro per Perdighe. Righeschi è l'ultimo a toccare, palla che finisce in fallo laterale. Rientra Capitan D'Amico, vediamo se sarà lui il numero 7 a guidare la carica. Vuole sicuramente guidare la carica il numero 7, il capitano. Palla tre piedi di Di Maso però in questo momento. Righeschi viene a prendersela a metà campo, ancora Di Maso, si scambiano il pallone più volte Righeschi e Di Maso. C'è D'Amico sulla destra, allora capitano contro capitano, poi attenzione il tiro di Righeschi servito da Rognini, palla che finisce sul fondo. 10 e 19 i minuti
passati, minuti e secondi passati. 2-1 per l'Elmas ancora. Recupera molto bene D'Amico, riesce a servire Righeschi, ottimo di prima, bellissimo il triangolo, peccato, peccato, era stato veramente uno scambio strepitoso quello tra Righeschi e Di Maso, tutto di prima. Controlla male il numero 3, per sua fortuna sulla ripartenza dell'Elmas, comunque recupera la palla, la Poggi Ponsese. Allora D'Amico verso Rognini, Di Maso prova a cercare un compagno, lo trova in Righeschi che punta Fischer, lo trova in D'Amico, Righeschi, il tiro respinto da Nurkis e ancora la Poggi Ponsese. Assalto su assalto, provano i giallorossi a far crollare il muro eretto dai gialloneri. Ancora Di Maso dietro sulla tre quarti, Righeschi sulla sinistra, torna sempre da Di Maso, sale, prova a far salire almeno la difesa, a far uscire i gialloneri dalla tana in cui si sono rinchiusi. Attenzione Rognini, il tiro è incredibile, parata di Orani che stava andando a terra, la deviazione, parata a mano aperta, suona la carica D'Amico, 8:35 alla fine. Orani se l'è vista brutta, stavolta ce l'ha fatta, ma è così che deve fare la Poggi Ponsese se vuole recuperare. C'è da dire comunque e dar merito a quella che è stata finora l'ottima difesa dei sardi, certo a discapito della fase offensiva, perché i ragazzi di Monte si sono visti pochissimo nella ripresa, giusto l'occasione in cui Salici si è trovato davanti a Giannattaso sul lancio dalle retrovie, ma poi veramente poco. Attenzione il tiro centrale di Rognini, para, blocca Orani, attenzione non c'è niente, sorta di sandwich, attenzione Righeschi davanti, salta Orani e poi fischia inspiegabilmente Franco Zitti, avrebbe effettivamente dovuto fischiare subito. Protesta anche dall'altra parte, Boni da una parte a cercare di calmare gli animi, Franco Zitti di là a cercare di spiegare il motivo per cui ha fermato il gioco. Righeschi aveva saltato Rani, aveva guadagnato certamente lo spazio, è arrivato a un certo punto il fischio di Franco Zitti perché vedeva il numero 7 Pascal Mieto tenersi la testa, certo preoccupazione per le condizioni di salute del giocatore giallonero, però il fischio sarebbe dovuto arrivare almeno qualche secondo prima che Righeschi si trovasse da solo davanti a Orani. Si riprende con una palla a due, un po' di ritardo, è così che poi insomma si creano malumori nelle file di una squadra o dell'altra. Comunque restituisce con molto fair play il pallone per Righe, riparte, attenzione Rognini, Righeschi a triangolo, D'Amico, ancora Di Maso sulla sinistra, prova a puntare Pascal Mieto, ritrova ancora D'Amico, attenzione Rognini, cerca lo spazio Righeschi, prova nel mezzo, deviazione, palla che torna a Rognini, contrasto con Fischer, fallo laterale ancora in favore della Poggi Ponsese. 7:58 alla fine, Di Maso destro, Pascal Mieto, è veramente un assedio in questi minuti e lo sarà probabilmente fino alla fine. Deve recuperare la Poggi Ponsese, Orani se l'è vista brutta in un paio di occasioni sul tiro di Rognini deviato, prima ancora sulla traversa di Di Maso, ancora Di Maso e D'Amico gestiscono il pallone, Rognini, Righeschi prova a saltare Nurkis, trova la deviazione, sarà calcio d'angolo. Di Maso cerca lo spazio, ancora una deviazione, pallonata su pallonata, tiro su tiro, destro su destro, si prova a far crollare il muro, non è facile, si difende bene l'Elmas ma qualche piccola crepa è stata creata in questi 13 minuti, 12 minuti e 30 circa. Attenzione Di Maso, Rognini, centrale per Righeschi, trova lo spazio, c'è fallo probabilmente, Rognini colpisce Nurkis e poi c'è il fallo di mano di Pascal Mieto sul tiro di D'Amico, ancora un calcio di punizione. Sta succedendo veramente di tutto nella metà campo dei masesi, sta succedendo veramente di tutto. Rognini ci aveva provato, le piccole crepe di cui parlavamo prima, le occasioni stanno arrivando,
arrivano. Sempre più pericolosi, sempre più brividi sulla schiena di Orani. Attenzione, D'Amico lascia spazio a Di Maso, se lo serve. Sbaglia però il passaggio, interviene Pascalmetto. Sarà rimessa. E ancora, la Poggi Bonsese prova ad andare in avanti. Non saprei quantificare i minuti in cui che sono passati dall'ultima volta che l'Elmas è arrivata nella metà campo. Attenzione, Rognini, largo. Anzi, scusate, chiude troppo l'angolo in questo caso. E andiamo in time out per l'Elmas. Si rientra in campo dopo il time out masese. 12:56, 2-1 per l'Elmas, Mondo Crociere sul Chianti Piccini Poggi Bonsese. Rilancio in avanti di Orani, Pascalmetto non trova nessuno centralmente. 2-1 il risultato in favore dei sardi. 4 falli di squadra per la Poggi Bonsese, solo 2 per i sardi. D'Amico in avanti, vediamo se riesce, in questo caso no, perché sbaglia il passaggio. Sarà rimessa per i sardi, che si sono riaffacciati nella metà campo, ma lo fanno sempre e volentieri con lanci lunghi. Ora, come questo arrivato dalle retrovie da Perdighe, colpo di testa di Di Maso in fallo laterale. Nurkis prova ad andare da Fischer, riesce un controllo volante, ma perde il pallone. Allora può ripartire Righeschi, che sbaglia il primo passaggio, lo ritrova in D'Amico. Fallo di Pascalmetto. Però continua il gioco con D'Amico, che serie di doppi passi, prova ad andare sul fondo, scivola Fischer, sbaglia Di Maso il controllo, sfortunato, ma lo recupera alla grande. E allora Righeschi allo spazio, prova a servire Rognini, deviazione, sarà calcio d'angolo. Segnato il fallo di Pascalmetto, che dà la mano a Di Maso. Sono 3 i falli di squadra per i gialloneri. Sarà calcio d'angolo, ci sarà Rognini in battuta. Ci sono ancora 6 minuti, 21 secondi per trovare il pareggio, per far crollare la difesa dei sardi, altro che linea Maginot. Sembrano non voler crollare mai, eppure di occasione la Poggi Bonsese ne ha avuta, ma a volte la sfortuna, a volte la fortuna degli avversari, a volte la bravura Righeschi! E stavolta non c'è la bravura degli avversari, c'è la bravura di Righeschi, servito perfettamente, in uscita Orani non ce la può fare, tocco di punta all'incrocio, e il pareggio, è crollata la linea Maginot, e ora è tutto da rifare per i sardi, che dovranno tornare ad attaccare. Il vantaggio psicologico stavolta è tutto per i ragazzi di Busato. Quindi Pintauro prova subito ad andare in avanti, Dulcis non riesce a trovare lo spazio, Pintauro si allunga leggermente il pallone, lo blocca Di Maso, il tiro di piede, Giannattasio in avanti, Righeschi non trova nessuno, non c'è nessuno, riparte Perdighe, lo riblocca Righeschi, quarta rete stagionale per il numero 3, ma a noi piace vederlo con il numero 13, il Pocchetto, per Righeschi, capocannoniere della squadra. Doppietta fondamentale oggi, però da sottolineare come al solito la grande tenacia dei ragazzi di Busato, che non si arrendono mai. 5:39 alla fine, 4 falli di squadra per la Poggi Bonsese, 3 quelli degli ospiti dell'Elmas, 2-2 il risultato. Fischer, Pascalmetto per i sardi, doppietta di Righeschi, e andiamo in time out. Si rientra, 14:30 alla fine, 2-2 il risultato. Si rientra dal time out Poggi Bonsese. Fallo laterale, D'Amico. Busato ha cercato dai suoi, ha cercato di spiegare da buon comandante come si conquista il fortino. È crollata la linea Maginot. Ora bisogna andare a conquistare con un vantaggio. 5:16 alla fine, c'è tutto il tempo. L'Elmas non si è mai fatto vedere in avanti in questo secondo tempo, a parte in un'occasione. Ora dovrà per forza scoprirsi. Aveva resistito per quasi 15 minuti. Ma poi appunto la difesa è caduta sotto una serie di colpi che hanno portato al gol di Righeschi. Errore difensivo, Righeschi lasciato solo. Non si può mai lasciare solo Righeschi. Lo hanno scoperto i sardi nell'occasione del pareggio, del 2-2.
Ora si dovranno scoprire, come detto, sbaglia il passaggio per Di Cherry. Righeschi! Orani si oppone! Ottima la parata di Orani, ma grandissimo Righeschi in questa occasione. Velocità di esecuzione straordinaria, recupero di pallone destro. Trovato di fronte un grande Orani, ancora Righeschi, l'autore della doppietta che consente, ha consentito alla Poggi Bonsese di pareggiare dopo essere passata in svantaggio in finale di primo tempo ad un secondo dalla fine con il gol di Pascal Mietto. Mangione dietro per Di Maso, Righeschi, D'Amico cerca un varco, lo trova in Righeschi, si arrabbia, abusato, voleva un servizio diverso probabilmente. Attenzione, Di Maso dentro, non trova la deviazione giusta Mangione, non c'è alcuna deviazione, si va sul fondo. 4-28 alla fine, 2-2 il risultato. Prova l'Elmas adesso ad andare in avanti, sembra quasi accontentarsi della situazione. Rischia ancora una volta Fischer il passaggio in orizzontale, Righeschi stava per approfittarne, pressa altissimo la Poggi Bonsese, è giusto che sia così. Va Mangione adesso a pressare su Perdighe, sfortunato in questa occasione, bravo Dulci ad abbassarsi, non altrettanto veloce Di Maso che tocca il pallone ed è fallo laterale per i sardi. 16esimo minuto, 2-2 il risultato. Dulcis gestisce il pallone, sbaglia il movimento in un primo momento D'Amico, lo recupera molto bene, riesce a chiudere Dulcis che adesso si trova di fronte. Attenzione, Righeschi riparte, prova a saltare, bravissimo Rani in uscita. Allora D'Amico, il pallonetto! Sembra aver colpito la base alta della traversa, sarebbe la seconda di questa gara. Pensiero stupendo del capitano che ha provato con il pallonetto sulla linea, con il pallonetto sulla linea di laterale da lunghissima distanza, palla che ha trovato la base alta della traversa ed è finita sul fondo. Ma segni importanti da parte della Poggi Bonsese, attenzione, recupera, riesce a tenere vivo il pallone Fischer, sembrava destinato al fondo, deve intervenire Di Maso, sarà calcio d'angolo. 3-18 alla fine, risultato ancora sul 2-2. Adesso attenzione, vanno pochi in avanti i sardi, ma quando vanno in avanti fanno male. Il tiro radente da parte di, sbaglia il controllo in questo caso Mangione, il tiro era stato di Perdighe in precedenza, peccato poi che Mangione non sia riuscito a controllare il servizio di Giannattasio. 17 minuti, Dulcis prova ad andare avanti, Pascal Mietto viene fermato da Di Maso, fallo laterale. Fasi decisamente tese queste finali. Pascal Mietto fermato da Di Maso, molto bene Righeschi, subito di prima per Mangione, ancora Di Maso, deve cambiare gioco ma in realtà serve molto bene Mangione, crea l'uomo in più sulla destra, non sfruttato in questa occasione, aveva coperto benissimo la difesa sarda. Righeschi prova ad andare verso D'Amico, non ce la fa, allora Di Maso e poi Mangione, sempre Di Maso sulla mediana. Attenzione, D'Amico sulla sinistra, affronta Fischer, molto bene Mangione, Mietto gli porta via il pallone, lo recupera il numero 6, prova a passare, a sfondare, non ce la fa, palla tra le mani di Orani, rimessa laterale, non riesce a tenere in campo il pallone Dulcis. E allora ancora fase offensiva, 2-13 allo scadere, 2-2 il risultato. Ai punti sarebbe sicuramente calcetto Poggi Bonsese, ma non contano i punti, contano i gol, e i gol sono due per parte. Attenzione Righeschi, il tiro deviato da Fischer in scivolata, fallo laterale, scusate, calcio d'angolo ancora una volta. Soffrono i sardi, soffrono nettamente perché la Poggi Bonsese vuole a tutti i costi trovare il vantaggio, deve vincere questa partita. Intanto cambio nelle fila dei sardi, è rientrato Salici, è uscito Dulcis. Quintetto Poggi Bonsese che vede Giannattasio, Righeschi, Di Maso, D'Amico e Mangione, tanto per intendersi quello che sembra essere il quintetto base scelto per questa stagione, almeno per adesso, da parte di mister Busato. Di Maso va da D'Amico dall'altra parte, Righeschi centrale,
gestisce il pallone d'amico su Di Maso, ancora i due si scambiano la palla, va su Righeschi Di Maso, prova a saltare per Dighe, non riesce a trovare, lo trova poi in realtà Di Maso con un bel servizio, deviazione di Pascalmetto, calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo. Si andrà ancora con Mangione dalla bandierina, ancora Di Maso, ancora bandierina, deviazione ancora di Dimetto. ...1.43 alla fine, 2-2, Di Maso, tiro, ancora una deviazione, stavolta però non sarà angolo, sarà fallo laterale. Dovrebbe riuscire a far passare il pallone come adesso con Righeschi, provare a far uscire i gialloneri. Attenzione D'Amico, prova ad andare, Perdighe lo blocca di nuovo. Crampi per il numero 17, pivot, per usare un'espressione cestistica dei gialloneri. O forse semplicemente un colpo, no, probabilmente niente più di un crampo. Soppica, no, forse un colpo al ginocchio per il numero 17. Lascia il posto a Nurkis. Si riprende con la rimessa, il pallone tra i piedi di D'Amico, rimessa per la Poggi Bonsese, quindi quasi un calcio d'angolo. Dietro per Mangione, Di Maso sulla mediana, Righeschi sulla destra, lo serve Mangione, attenzione, recupera la palla Mietto, è l'ultimo tocco di Pascalmetto sull'intervento di Righeschi, fallo laterale. Attenzione Mangione nel mezzo, non c'è nessuno, ma c'è D'Amico fuori, può trovare lo spazio, non ci riesce, chiuso molto bene da Fischer e Mietto. Ora ancora a gestire il pallone la Poggi Bonsese, sempre Di Maso in cabina di regia, difficile trovare Varchi, 1-11 alla fine, non manca molto, deve tenere il pallone la Poggi Bonsese e trovare l'assalto giusto, l'ultimo tocco però stavolta è di Righeschi, ci è sembrata giusta la decisione di Franco Zitti di Asti, primo arbitro. 1-0-5, l'Elmas veramente gestisce il pallone, vogliono il pareggio, va bene il 2-2 a loro, infatti perdono la palla, la recuperano 2 contro 1 però per Di Maso, attenzione ancora bravissimo Di Maso, D'Amico ora lo serve, poi centrale Righeschi che può ripartire, doveva servirlo forse, salta nel mezzo, palla che finisce fuori, la tocca probabilmente, no, non la tocca secondo Zitti, allora riparte subito il contropiede, attenzione Salici di fronte a D'Amico che commette fallo, calcio di punizione, quinto fallo. Fallo proprio al limite. E in questa occasione Righeschi, sì, doveva servire Di Maso che era nella condizione migliore. Ha trovato il varco, lo ha visto, ha provato a saltare Orani, ma si è allungato il pallone, poi troppo tardi per rimetterla nel mezzo, ma in questa occasione veramente Di Maso era nella condizione migliore dei due. Non l'ha servito. 34 secondi alla fine sulla battuta, c'è Nurkis, barriera formata da Righeschi più arretrato e Mangione più avanzato, prova a coprire D'Amico su Fischer, c'è lo spazio per Pintauro e il gol da parte dei sardi. Si è preoccupato di Fischer D'Amico, nessuno si è preoccupato di Capitan Pintauro che ha trovato lo spazio, Gian Attasio non è riuscito a bloccare e ora va con il portiere in movimento, Busato, portiere in movimento nella persona di Pellegrino. Gian Attasio quindi va a sedersi, attenzione, prova a cercare lo spazio, sbaglia Mangione, 22 secondi alla fine, 3-2 per i sardi che hanno trovato il vantaggio con Pintauro, torna in campo Gian Attasio, rimane a disposizione Pellegrino, in caso di recupero del possesso si tornerà con il portiere in movimento. Attenzione Pascalmetto, prova a trovare il varco, D'Amico lo blocca, lo salta, gran numero e quinta rete per Pascalmetto, doppietta personale oggi. A 15 secondi dalla fine, 19.45, arriva il 4-2 dei sardi.
Gran giocata di Pascal Mieto, che ha girato D'Amico e poi ha infilato sotto le gambe di Gian Nattasio, che se l'è trovato davanti. Non si arrende però l'appoggio Bonsese. Tiro chiuso, troppo da parte di D'Amico. 9 secondi alla fine, 4-2 per i sardi in trasferta. Fatali secondi finali per l'appoggio Bonsese. Il secondo sicuramente il più grave, quel ultimo secondo nella prima frazione finisce in questo momento. L'Elmas Mondo Crociere sbanca la tana del calcetto Poggi Bonsese, andando avanti solo due volte nel secondo tempo riesce a trovare in due occasioni le due reti che valgono il vantaggio. A nulla vale l'assalto in tutto il secondo tempo per la Poggi Bonsese, alla fine a spuntarla sono i saldi, 4-2 il risultato finale. Le reti le andiamo a riepilogare molto velocemente. Doppietta di Righeschi per la Poggi Bonsese, doppietta di Pascal Mieto, rete poi di Fischer e di Pintauro per i sardi, 4-2 finale.